Buongiorno. 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 Buongiorno anche a voi. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora. Sì, venerdì, che giorno è oggi? Non lo voglio sapere. Venerdì 27 marzo. Ancora qui, ancora in diretta da Casa Eris. Puntata numero 13. 13. Certo da anche noi fare la puntata 13 di venerdì. Vabbè, ma è venerdì 23. Ok, mettiamola così. Però 23 è il numero del caos, non lo so. Questa numerologia basta, la smetto subito. Allora, come vedete, abbiamo anche una luce potentissima ne negli occhi, perché oggi, qua a Torino, un po' nuvoloso, c'è poca luce. Ehm, cosa andremo a fare oggi? Allora, prima di tutto andremo a rilanciare l'iniziativa Adotta una libreria. Che eh, diciamo ieri era, si è concluso con altro quando di Roma l'elenco che avevamo originariamente fatto, yes. e, visto che ehm, in realtà l'odierna, chiamiamola così, l'odierno decreto arriva sino al 3 aprile, abbiamo deciso di proseguire sino al 3. Perché il 3 poi finisce tutto. Perché il 3, poi Però. finisce tutto. <ride> Ovviamente, già noi ci immaginiamo che questi decreti andranno avanti ben oltre il 3, ma vi promettiamo che il 3, comunque l'iniziativa adotta una libreria, comunque si concluderà. Una cosa è certa: esatto. almeno una cosa è certa. Una certezza ce l'abbiamo. E che quindi eh, poi si vedrà. Ma comunque non faremo più questa iniziativa. Bah. Perché mh, abbiamo pensato appunto che fosse stato per noi giusto. Sostenere tutte le librerie indipendenti con cui in questi anni abbiamo collaborato, e arrivati, diciamo, alla fine di queste eh, vi lasciamo giustamente ad altre iniziative che insomma tanti colleghi stanno mettendo in campo. Ricordiamo: prima fra tutti Canicola, yes. che eh, anche lui, insomma, anche loro, giustamente, stanno facendo un'iniziativa un simile alla nostra, adottando anche loro ogni giorno una libreria allora per uh, curiosità così iniziamo a dirvi subito tutte le librerie okay, che adotteremo okay. eh, partendo da appunto oggi che adotteremo Nora Book and Coffee di Torino che sentiremo appunto fra poco al telefono poi domani 28 marzo andremo ad adottare a sentire volume dischi e libri di, di Milano poi il 29 marzo si va al sud con la libreria Vicolo Stretto di Catania il 30 marzo, Covo della Ladra di Milano, che ha anche ospitato una presentazione streaming con Andrea Coccia qualche giorno fa. Il 31 marzo si torna a Roma con Giufà, libreria caffè. Il primo aprile, e non è un pesce, libreria periferica di Albinia. Esatto, ci sembrava tra l'altro molto importante aggiungere una libreria del genere, che è la vera piccola libreria sul territorio, quindi non in una grande città yes. come appunto Roma, Milano, Torino. Dopo appunto loro, il 2 aprile andremo a, a supportare la libreria due punti di Trento e concluderemo il 3 aprile con la libreria Bukowski di Genova. E così facendo abbiamo girato un po' tutta, tutta l'Italia. Città principali, città minori e ogni giorno appunto vi ricordiamo che chiacchiereremo con ognuno di loro in modo che ci racconti insomma la sua realtà qual yes. è la vera e propria anima della propria libreria vi Comunque, ricordiamo sì cosa volevi dire? Volevo dire chi sentiamo dopo, ma, ah, ma prima ricorda quello che vuoi ricordare. Eccolo, allora volevo ricordarvi che potete commentare eh, qua nella, nella diretta Facebook per farci domande o a noi o appunto chi avremo come, come ospite. Insomma, interagiamo. Esatto, perché dopo aver sentito Nora Bucca andremo invece a fare una chiacchierata con Lorenzo Gasparini a Partire appunto dal suo lavoro, eh, che insomma sono diversi anni che porta avanti, a partire dal suo blog eh, molto seguito che si chiama Questo Uomo No, a partire da appunto il libro che sta preparando e che è nella classica collana book block a cui abbiamo dato molto spazio in questi giorni e che anche questo insomma uscirà a inizio estate. E dopodiché speriamo. Uh, che come al solito la diretta del giorno non si concluda con, con la citofonata, con la citofonata di Ugri. Ecco, se è in diretta, forse a casa sta guardando e non uscirà Eppure per venirci a, a citofonare. Non lo so, allora quindi mentre io contatto la libreria Norabook tu puoi magari ricordare un attimo come funziona esatto anche se credo non che ormai chi ci annoia. segue lo sa però insomma noi proviamo a ricordarlo lo stesso cosa vuol dire adotta una, una libreria? vuol dire questo tutti gli ordini fatti oggi eh, sul, sul nostro sito sarà come se steste comprando i libri direttamente da Nora Book Coffee perché è la libreria adottata eh, per oggi. Quindi la normale percentuale che di solito è destinata alla, alla libreria è garantita appunto anche dal, dal nostro sito. Intanto Gabriele Ubrich ci dice che esce ora per Ciao. Eh, arrivare io, qua in tempo in diretta, a citofonarci sotto okay. casa. Uh, dovremmo appunto avere in uh, diretta Denise di Nora Book and Coffee. Prima di tutto ti chiedo, ci senti? Sì. Perfetto. Anche noi. Ciao Denise. Anche... Allora, noi siamo molto contenti, tra, tra virgolette, dell'accoppiata che abbiamo fatto oggi, perché l'ultima volta che io sono venuta a una presentazione da Nora era proprio per la sì, presentazione... Di appunto di Lorenzo Gasparrini. E questo secondo me, insomma, chi ci segue può già iniziare a dire qualcosa, forse, sul tipo di libreria che siete. E quindi la domanda base che ti faccio è: che libreria è Norabook? Che realtà è? Che cos'è? Allora, Nora è un posto fantastico, però se lo dico io, lo capisco che sono di parte, però è una realtà che da tre anni stiamo costruendo con un impegno in termini di ore, di amore e tutto quello che potete immaginare, da appunto da tre anni, e quello che facciamo è fornire uno spazio contro qualsiasi discriminazione che sia sia caffetteria, proprio intesa come caffetteria di quartiere, sia libreria. E ci occupiamo quindi di tematiche di genere di narrazioni trans, di letteratura omosessuale e di tutto quello che ci piace fondamentalmente. La, la domanda base è come vi è venuto in mente di aprire una libreria di questo tipo, cioè com'è nata l'esigenza? Perché siamo pazzi! <ride> <ride> no, in realtà io ho lavorato tanti anni in libreria e mi piaceva l'idea di avere un posto tutto mio, però volevo un posto che ci rappresentasse di più e insomma anche il mio socio mi ha secondato tantissimo in questa cosa non so perché lo abbia fatto forse perché mi vuole bene e quindi abbiamo deciso di creare un posto che fosse per tutte le persone ecco. allora io nei, in questi anni gironzolando tra i vostri scaffali mi sono sempre chiesta com'è che eh, selezionate i titoli da tenere nel senso che Uh, essendo io una torinese doc, sono anche sempre un po' sbruffone e supponente, quindi la prima volta che sono entrata da voi ho detto ah, adesso vediamo che selezione hanno, no? E, e invece sono rimasta veramente stupita perché avete tantissime chicche che sono appunto uh, non, i non per forza i classici titoli mainstream su questi argomenti, ma la vostra è veramente una ricerca capillare. Sì, e io li scelgo uno per uno e sto a spulciare tutti i cataloghi delle case editrici alla ricerca dei titoli che possano essere in linea con Nora e gli ordini fondamentalmente avvengono così quindi è un po' una cosa folle perché mi richiede un sacco di tempo però finché riuscirò a farla manterrò questo, questa linea è super impegnativo però è da davvero soddisfazione perché la gente se ne rende conto Infatti, e tra l'altro anche dal punto di vista degli eventi, eh, come dire, avete veramente un, un occhio di riguardo per quello che fate entrare nei vostri spazi. Sì, infatti, eh, innanzitutto in questo mese, praticamente in cui non abbiamo avuto eventi, mi sento stranissima. <ride> cioè per me non, non avere in programma un evento sta diventando veramente qualcosa di, di profondamente strano. Però sì, diamo spazio a tutto quello che ci piace, ma soprattutto alle tematiche di genere. Tra gli eventi che sono saltati, e eh, che mi piacerebbe citare, c'è cioè il bellissimo saggio di eh, Silvia Stefani che è sulla mascolinità capoverde e lei è un'antropologa mi sarebbe piaciuto davvero tanto presentarlo speriamo di poterlo fare appena tornerà alla normalità e ti faccio un'altra domanda invece eh, appunto magari i titoli interessanti sono sparsi in tanti cataloghi diversi no? perché ci sono editori che magari hanno, non hanno un taglio specifico su questo argomento puoi invece consigliarci qualche realtà editoriale che si occupa specificatamente di queste tematiche? Sì, assolutamente. E il Rito e la Luna, che in assoluto penso sia la casa editrice più longeva eh, che si occupa di genere, noi abbiamo iniziato collaborando con loro praticamente con i loro fondi di magazzino e poi siamo riuscite a. A stimolarle <ride> abbastanza da avere delle nuove uscite, avere delle nuove stampe, e adesso quest'anno hanno fatto uscire delle novità bellissime, tra cui la, la traduzione, che è mh, opera di Margherita di Giacobino, delle, mh, della biografia di Valerie Solanas di cui abbiamo parlato tra l'altro a Lesbix eh, a inizio dicembre che è una biografia bellissima ma quest'anno in realtà ne sono usciti davvero tanti è uscito un saggio su René Vivienne che si chiama Sappho 900 sulla sua poesia e la, la, la sua prosa è eh, veramente un bel catalogo sia per quanto riguarda poi i grandi classici da Stonebatch Blues a Trash di e ciao, Roti <ride> Ellison. Sono davvero dei bei titoli, ma anche 7 Nove, è... che negli ultimi anni ha pubblicato delle cose bellissime sia a livello di saggistica, il nostro must in assoluto è Diventare uomini di Lorenzo Gasparini, <ride> che penso sia uno dei nostri titoli più venduti da, da, da sempre. E allora, visto che noi stiamo, stiamo arrivando appunto in uh, conclusione di questa chiacchierata con te, eh, vogliamo ricordare che intanto voi comunque, nonostante appunto la chiusura fisica della libreria, state continuando a lavorare, giusto? Sì, stiamo consegnando e spedendo. Quindi prima di tutto invitiamo chi ci ascolta, uh, come noi diciamo sempre, non è detto che i librieri spiacciano a tutti, quindi intanto uno per tutto questo periodo può continuare comunque a ordinare da voi e a supportarvi direttamente. Eh, appunto nel, nel caso invece oggi siete la libreria dotata del giorno e per salutarci ti chiederei ancora un'ultima cosa un consiglio su tutti di qualsiasi tipo a tua scelta tra qualcosa che si può, si può leggere ma anche vedere una serie un film oppure qualcosa da ascoltare un sito da seguire insomma qualche consiglio a chi ci segue lo spettacolo nuovo di filosottile e il decoro illustrato in assoluto, se potete, quando tutto questo finirà andate a vederlo. E se volete leggere il testo teatrale, e Filo l'ha autopubblicato, noi ce l'abbiamo disponibile ed è qualcosa di fantastico. Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo e lo consigliamo tantissimo anche noi, ovviamente, perché <ride> l'amiamo tantissimo. E allora ci sentiamo presto e ti ringraziamo per questa chiacchierata. Grazie a voi, ciao. Buona ciao, giornata. un abbraccione, ciao. Ciao. Okay. Ebbene, allora. allora, dopo aver sentito Nora, ci, con, con Denise, che è una appunto ci delle cuffiamo, due libraie, ci buffiamo e ci prepariamo invece appunto per la chiacchierata con Lorenzo Gasparrini via Skype. Sant'Agostino Agostino fa i complimenti a Nora Books and Coffee. Sì, devo dire che mh, è una fortuna avere in una città come Torino una realtà come Nora perché... Uh, credo che oltre alle normali librerie di servizio al quartiere uh, è anche importante se in una città esiste un luogo come questo perché diventa veramente un, uh, un punto non solo di diffusione ma anche di creazione per, di cultura, di riflessioni perché sono quei posti in cui appunto si può andare a chiacchierare e, e tra una chiacchiera e l'altra no, si si crea anche qualcosa di nuovo, nuove idee, nuove riflessioni. E io, come dire, auguro a tutte le città di averne una. Ce ne sono tante, in realtà, appunto, di librerie specializzate in queste tematiche in Italia. Io spero che ce ne siano sempre di più, ovviamente. Allora, intanto, prima di metterci in contatto con, con Lorenzo, tramite Skype. Allora. Eccoci qua, vediamo un attimo se funziona tutto. Eccoci, ciao Lorenzo. Ciao. ciao. Ok, allora abbiamo chiacchierato prima con Denise Di Nora che ha già lanciato qualche ha Già consigliato qualche tuo libro, ma la chiacchierata fondamentale da fare secondo me è proprio partire dal lavoro che tu hai fatto in, questi, in questo tempo con il tuo blog, questo Uomo No. Ci puoi raccontare un po' come nasce, com'è com comunicare col mondo in questo modo? Dunque, eh, il blog è nato mh, da una occasione mh, come dire. Qualunque banale che poteva essere eh, quella, poteva essere un'altra, una pubblicità che mi fece parecchio arrabbiare, eh, e che, in base alla quale ho cominciato a dire: Beh, queste cose però vanno scritte, vanno diffuse. Vediamo se a qual qualcun altro ha queste mie stesse idee. Insomma, se a qualcun altro viene in mente più o meno questa stessa cosa. La nascita del blog eh, è venuta proprio per con il desiderio di condividere questo pensiero queste cose fanno rabbia solo a me era uno, uno spot della Renault eh, nella quale come dire la, la figura del padre veniva insomma ehm, avvicinata a un classico stereotipo cioè quello che eh, invece di eh, badare al figlio stare attento affettivamente al figlio bada la, la maestra del figlio la professoressa del figlio che lo fa uscire da scuola in quel momento e la Porta sulla sua macchina nuova e poi sfreccia via con lei sulla macchina. Eh, L'ennesimo come dire uso stereotipato della figura maschile mi fece arrabbiare. Apri questo, questo blog eh, che si intitola, si intitolava, ancora si intitola Questo uomo. No, era proprio per dire: Questo tipo di uomo non mi piace, non lo voglio eh, vedere più, non voglio che si eh, usi più questa immagine. Così stereotipata e così via. Ma ah, tra l'altro tu, come formazione, eh, appunto, in realtà sei filosofo. Sì, eh, e questa formazione mi è particolarmente servita perché, grazie a questi studi, ho avuto accesso in maniera non diretta, non facile a tutta una serie di testi e studi che mi hanno aiutato in questo percorso, cioè principalmente quelli femministi, che si, fa, si facevano ormai, parliamo di qualche decennio fa, eh, soprattutto a filosofia, anche se in maniera del tutto, come dire, nascosta, eh, nel senso non, eh, non, non eh, ufficiale. Ecco, diciamo così. Infatti anche lì il mio arrivo a quei testi, a questi argomenti, è stato del tutto casuale. Eh, un interesse della tesi di laurea mi ha portato a leggere eh, il libro di una femminista e da lì ho cominciato. E soprattutto da lì ho cominciato, esattamente come accadeva nel blog, a vedere che certi argomenti erano evidentemente osteggiati, proprio non li voleva sentire nessuno, né nell'ambito accademico e anche fuori erano parecchio osteggiati. E da credo, come credo sia dovere di ogni filosofo, visto che l'argomento era particolarmente osteggiato, allora mi ci sono impegnato. E tra l'altro da quanto tempo va avanti il blog? Eh, eh, giusto ieri guardavo per fare una piccola rassegna, sono quasi dieci anni. Quindi come dico, un lungo percorso, eh. ma dall'inizio eh, del tuo lavoro col blog a oggi eh, tu credi che il trend sia un po' cambiato, sia rimasto uguale o la situazione sia peggiorata? No, è estremamente cambiato ed è estremamente migliorato, però si tratta di miglioramenti ancora percepibili diciamo così solo da chi è un po' già dentro questi argomenti, eh, fuori è successa una cosa enorme come per esempio posso dire il MeToo, mm -hmm. il movimento MeToo, o cose enormi come quelle fatte da non una di me, nelle piazze e anche nei media, che però per esempio sono cose che hanno ancora una eh, vita interpretativa molto difficile, ancora vengono chiamate, vengono scambiate per quello che non sono. Perché queste cose, per quanto ottime, sono nate in un, um, su uno sfondo culturale che non ha letteralmente mai sentito parlare di questa roba. E quindi la interpreta molto, molto male, in maniera profondamente scorretta, in gran parte. Ecco. E tra i compiti, diciamo così, che uno che si adopera a questi argomenti ha, è anche quello di. Continuare, continuare, continuare a spiegare effettivamente di che cosa si sta parlando. Tra l'altro, appunto, in questi anni sono, sono già usciti appunto i tuoi libri. Nora diceva eh, un best seller eh, da loro, no? Alcuni un, un titolo tuo. E quello che ti volevo chiedere è. Ehm, per arrivare diciamo a bomba sul uh, saggetto, quindi in realtà appunto rispetto agli altri tuoi libri un qualcosa di molto più uh, sottile e conciso, diciamo, uh, al saggetto appunto che stai preparando per Book Block seguito da Rachele Cinerari. E il concetto base, poi alla fine la domanda riassuntiva è perché il femminismo è anche roba da uomini. Lo è perché, eh, io poi uso sempre il plurale in questi casi, i, fe i femminismi hanno sempre parlato a tutte e tutti, anche se vengono ovviamente da quella parte della piramide sociale che sta in basso, che ha sempre sofferto di, di un'oppressione di genere. E parla a tutti e a tutti perché vuole tras una trasformazione paritaria del mondo che, va che sia soddisfacente per tutte e per tutti. Qualcuno deve pure raccontare quali sono i vantaggi per l'altra parte, quella parte cioè che attualmente è al vertice di questa piramide sociale e ne è privilegiata, privilegi però che costano moltissimo, anche a questa parte. Nel libro cerco di spiegare questo: che eh, gran parte delle idee che le persone in genere hanno sui femminismi sono sbagliate, e vengono da una propaganda non a caso fatta apposta affinché queste idee siano sbagliate. Eh, e bisogna capire bene che questi movimenti parlano, ripeto, per il vantaggio di tutte e di tutti. E l'altra la, domanda, cioè, insomma, banalmente, eh, gli uomini sono a loro volta vittime appunto di stereotipi e di costrizioni, no? La domanda è, ma quanti e quanto ne sono consapevoli? Eh, ne sono consapevoli molto, perché le sentono addosso queste costrizioni. Il problema è che sono, state anche, sono stati anche educati a chiamarle con i nomi sbagliati, cioè ad attribuirle a forze politiche e sociali che non sono quelle con le quali effettivamente bisognerebbe scagliarsi, possiamo cominciare da dove volete. Si ha un bel parlare di lotta e di contrasto al capitalismo, se non si capisce che questo viene da un patriarcato preesistente, si continuerà a lottare contro una forza? che alla fine non si riesce a sconfiggere perché non se ne colpisce effettivamente come dire, il motore, il nucleo vero e proprio. Um, se continuiamo a credere che gran parte delle, dei problemi nelle relazioni sociali che hanno gli uomini non vengono dalla loro stessa idea di uomo che hanno e non da come si comporta l'altra parte, continueremo a mettere in campo strategie non efficaci che non risolveranno davvero il problema. Queste cose i femminismi le stanno dicendo da secoli ma ovviamente continuando a chiamare i femminismi come qualcosa di parte qualche cosa di fazioso qualche cosa di, eh, di arrabbiato con l'altro genere continueremo a non capire nulla l'altra cosa che ti voglio chiedere è eh, quanto eh, ci può essere anche un po' di nel momento in cui appunto eh, io, uomo, passatemi, no? Io, soggetto, sento queste costrizioni su di me. Ma quanto poi queste hanno possibilità di trovare eh, queste mie sensazioni, uno sbocco costruttivo, un confronto con i miei amici, con la mia rete sociale? Eh, e quindi quanto la mia consapevolezza mi porta ad agire in modo costruttivo e quindi anche positivo per me stesso? Uh, il primo passo è sicuramente quello più difficile, perché ti rendi subito conto che stai mettendo in questione tutte le relazioni che hai e quindi è molto difficile da fare, perché senti immediatamente che agendo su quella che è la tua identità di genere, tu metti in discussione tutta la, tutta la storia della tua vita. Possiamo dire così, diciamola così, tutta la storia della tua vita. E ovviamente ci sta che qualcuno non accetti di farlo, perché è una cosa dura difficile, complessa. E i vantaggi, come dire, i vantaggi le, le, le buone sensazioni che ti arrivano, la parte costruttiva di questo ovviamente non arriva subito. Le prime cose che arrivano sono gli amici che ti mandano a quel paese. E lo so. Però è anche vero che eh, tanti rapporti trasformi, tanti rapporti perdi, e tanti ne guadagni. E poi sei molto capace di capire quanto stai meglio tu stesso agendo sulle relazioni in una maniera più corretta. Cioè capendo cosa in queste relazioni era semplicemente un potere oppressivo, che tu facevi o che tu, o che tu subivi, quanto in queste relazioni c'era effettivamente di affettivo, magari era solo un comportamento stereotipato, quanto, e parlo anche di relazioni come dire, economiche e di lavoro, quanto eri davvero soggetto a relazioni di potere oppressive, economiche, e quanto davvero ne potevi fare a meno. Eh, puoi scoprire che ne potevi fare a meno, in realtà. E tante altre cose, però si tratta ripeto di agire con profonde trasformazioni sulla propria vita, quindi è ovvio che le resistenze siano tante. E è altrettanto ovvio però che proprio il parlarne sempre di più e sempre più spesso tra pari tra simili è l'unica cosa che può davvero cominciare e far iniziare questo primo passo, tra l'altro. Proprio, proprio prima di iniziare la diretta stavo riflettendo, nel senso che noi in questi giorni eh, stiamo cercando no, anche un po' di riportare i, i contenuti eh, dei soggetti che stiamo seguendo, quindi il nostro il lavoro che c'era in origine un po' a questa situazione. E io stavo riflettendo anche, eh, ho pensato, ok, non, non so quanto c'entri, ma glielo voglio chiedere. Che proprio in una situazione come questa della quarantena quindi di profondo stress, da un lato appunto, abbiamo detto in questi giorni, e poi appunto ti chiederò a riguardo: esiste appunto la, la difficoltà per chi eh, deve stare a casa, ma eh, per lei la casa non è un posto sicuro, perché appunto stando a casa è vittima di violenza domestica per cui la casa è una prigione, non un luogo salvo, insomma sicuro. Però contemporaneamente pensavo anche come eh, questo forte stress che stiamo tutti vivendo, eh, nel momento in cui esiste una componente, quella maschile, che non può così facilmente mostrare le proprie emozioni, eh, le proprie paure, no? la propria debolezza, eh, in una situazione del genere credo che questa cosa si acquisca sempre di più. Ti racconto un aneddoto. Um, anni fa era il periodo di Natale, ho il telefono così per sapere come sta una mia amica che lavora in un centro antiviolenza, e stupidamente le dico: Vabbè, capirai, non c'avrai niente da fare, è Natale chi vuoi chi viene. Invece, lei mi racconta che quello era il periodo nel quale il centro antiviolenza lavorava di più, come tutti i periodi nei quali le famiglie si riuniscono e stanno per quei motivi più vicino, più insieme, sono i periodi nei quali i conflitti esplodono e quindi molto più spesso i centri antiviolenza hanno da fare. Mi immagino che cosa stia succedendo nei centri antiviolenza in questi giorni. Il problema di avere a che fare con le relazioni, con la vicinanza delle relazioni, è appunto lo scoprire che non si è capaci di gestirle e non si è capaci di gestire se stessi nelle relazioni. Adesso che c'è una sorta di forza maggiore che ti obbliga a ore di coesistenza e ore quindi nelle quali tu devi a un certo punto anche mostrare ciò che di te stesso non vorresti mostrare o non vorresti sembrare, ti scopri incapace di gestire questi rapporti. E a questa incapacità molti uomini reagiscono con la forza, con la violenza, proprio perché non sono stati minimamente educati a gestire questa parte di sé. O, o se vuoi, che è anche peggio, sono stati educati ad attribuirne responsabilità a chi sta fuori di sé, all'altro, all'altra. Per cui è sempre colpa sua, è sempre colpa degli altri, è sempre colpa di non mia, ma di chi mette in dubbio la mia capacità, il mio potere, la mia gestione. La mia. Eh, io eh, ho paura di sapere quali saranno i numeri di certi tipi di violenza in questi giorni. Eh, D'altra parte, eh, sono ben contento di sapere che ci sono tante strutture sul territorio che Stanno ancora funzionando e che sono pronte a, a lavorare a queste, a queste emergenze. Possiamo emergenze. consigliare un numero, qualche chat, appunto, a chi fosse in una situazione di difficoltà? Uh, il 1522, se non sì. mi sbaglio, è il numero nazionale per questo tipo di emergenza e lì sarei molto discreto. Però ci, sono, però ci sono e funzionano molto bene e non posso che consigliare di affidarsi alla loro esperienza perfetto allora noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata oggi non so perché motivo siamo sfortunati abbiamo qualche problema tecnico direte direte, di rete e quindi spero che ci, chi ci stia ascoltando non ci abbandoni perché noi intanto siamo avanti a chiacchierare volevo ancora chiederti appunto prima di salutarci come stiamo facendo un po' con tutti di consigliarci eh, qualcosa da leggere oppure qualcosa anche da vedere, un documentario, un film, seguire. una serie o qualcosa, mh, ovviamente a parte il tuo blog, qualcos'altro da leggersi, da recuperarsi anche online, per questi giorni, per questo periodo. Eh, posso andarvi a prendere? Puoi cioè, andare, secondi, puoi andare. Sì, vi faccio vedere. Allora, intanto diciamo a chi ci sta seguendo. Nel caso si blocchi, eh, refresciate oggi la rete è un po', un po' ballerina. Salutiamo Max che dice: Dai, ragazzi, un abbraccione a voi e a Lorenzo. Quindi abbiate pazienza. Ah, allora. Ma la tecnologia oggi c'è un po' avversa. <ride> allora. Il primo è questo, spero che sì. si veda verso giusto. E poi basta di Esperanza di Panti, libro che fa capire molto bene eh, che cosa significa razzismo nella sua tipica versione italiana e che fa capire soprattutto ehm, come si riesce a essere razzisti anche senza assolutamente volerlo, cioè come si introiettano comportamenti razzisti e come li si agisce senza sapere neanche che lo sono. Come dico io, credo che la maggior parte di oh. noi si dovrebbe svegliare ogni mattina, guardarsi allo specchio e dire, ok, io sono razzista, non vorrei esserlo, però è tutto il mio background culturale, familiare, sociale, mi ha insegnato a essere razzista. Come faccio oggi a decosquire un pochino il mio essere razzista? Esatto. Questo invece è per chi proprio non si vuole leggere i libri miei e preferisce un libro scritto da una donna. Eh, che è anche una grandissima educatrice e comunicatrice quindi sa effettivamente eh, raccontare con pochissime parole molto incisive eh, tutta una serie di, di nuovi problemi di cui non ci si rende spesso molto spesso conto ma che entrano molto in gioco nelle nostre relazioni e poi un uh, fumetto che a me piace moltissimo mm -hmm. di Rita Petruccioli uscito già da un po' ma continua a essere, come dire, molto valido secondo me, che racconta una bellissima storia di una relazione tra sconosciuti, eh, mostrando come per quanto riguarda uh, cose non stampate, ehm, posso solo che consigliare eh, e le tv locali, può essere un buon momento per scoprirle al di fuori dei canali generalisti, quelli che si occupano del territorio, e eh, i film... Eh, i film già usciti, i film vecchi, se non si hanno queste ore per recuperarli, non so quando. Perfetto, noi ti ringraziamo. Qualunque, qualunque cosa non attuale, okay. non momentanea. <ride> Mi sembra un ottimo consiglio. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata. Eh, speriamo Grazie. di poterci incontrare presto di persona eh, magari mm. proprio con un'altra un presentazione da Nora e con il libro che appunto uscirà eh, diciamo primavera fine primavera, fine, primavera estate primavera. usiamo questa dicitura molto ampia che... Va bene, teniamoci l'aria teniamoci l'aria esatto senza oh. ansia se non ci diamo oh. una scadenza non ci ansiamo Beh. Una cosa da dire su Nora, si beve anche molto bene, perché io, io consiglio cioè, anche Nora... i dolcetti. Ecco, Nora e Book e Coffee, Aspetta, non, non ce la dimentichiamo. Eh. Assolutamente. Allora, grazie Lorenzo, un, un abbraccione e a presto. <ride> ciao, ciao. ciao Ebbene, oggi problemi di rete. Speriamo di non avervi fatto impazzire troppo con la connessione, eh, chissà Adesso, se in teoria, chiuso Skype.